l'associazione Sportello Impresa, insieme al Comune di Bagnano, presenta quello che c'è sull'orizzonte per finanziamento e opportunità per l'agricoltura. Io mi limito soltanto a fare un breve saluto, a salutare tutti voi, la dottoressa La Torre, il dottore De Bellis e la dottoressa Coppola. Questo è un periodo in cui in questa sala gli agricoltori si sono succeduti più volte, perché tante sono delle iniziative che questa amministrazione in questi mesi ha rivolto verso di essi. Non aggiungo niente altro, passo la parola a François Imperiale e do un breve saluto anche da parte di Ludo Pezzullo, che è l'assessore all'agricoltura. Prego, François. Sì, buonasera a tutti, grazie soprattutto agli organizzatori che questa sera riempiono un effettivo vuoto che c'è non solo a Bagnano, che riguarda l'informazione da dare su quelle che sono le occasioni che possono far crescere, far migliorare il comparto agricolo. Ieri qui abbiamo presentato un progetto di sviluppo territoriale che si chiama Bagnano Centro, che riguarda soprattutto alla promozione, ma è chiaro che qualsiasi progetto, seppur virtuoso, non può funzionare se non è riempito da sostegno e da un rilancio di quello che poi è il comparto vero su cui ci deve essere la ricaduta, che è quello appunto agricolo. Partecipando spesso alle riunioni del Garden d'Arneo ci si rende conto che il partenariato pubblico-privato funziona ancora poco, nel senso che i finanziamenti che si veicolano attraverso i Garden soprattutto vanno a finire agli enti pubblici. Per due motivi: perché gli enti pubblici hanno accanto funzionari che eseguono queste dinamiche e che chiaramente le propongono alle amministrazioni, e perché soprattutto non c'è una comunicazione su quelli che sono aspetti molto tecnici e spesso molto complicati, perché si tratta di un ginepraio di norme da decodificare, ci sono grossi sacrifici dietro a seguire da parte di una persona che spende tutta la giornata in campagna a seguire quelle che sono dinamiche e processi molto complicati. Ecco perché bisogna riempire questo vuoto di comunicare il più possibile e sostenere gli agricoltori ad intercettare queste occasioni, che sono tante e spesso nel settore privato rimangono inespresse. Ecco perché io, passando la parola a chi mi seguirà, ringrazio chi ha organizzato questa occasione, perché è un importante momento. Grazie. Dottor, un breve saluto lei. Sicuramente, e ce ne rendiamo conto in queste occasioni, manca l'interlocutore, che è il contadino, che è l'agricoltore. Il vero problema sta diventando questo. Il vero problema è la gente che scappa dalle campagne. Il vero problema è che il prodotto agricolo non ha la giusta remunerazione. Perché spesso e volentieri ci si rende conto che stare nei campi è meglio stare a braccia conserve che mettersi in ballo. Quello su cui sicuramente si dovrebbe puntare più di ogni altra cosa è la valorizzazione del prodotto e la tutela del prodotto. Il resto sarebbe semplicemente collaborare, di contorno.
apprezzabili le iniziative, sicuramente opportunità da non perdere, ma sicuramente sarebbe più opportuno non perdere quello che è il problema principale dell'agricoltura, che è il problema. Se qualche caso abbiamo che sfugge alla regola, si tratta di casi dove il coraggio dell'imprenditore va alle soglie dell'eroismo. Chi tira fuori dalle proprie tasche investendo in un futuro del quale non si hanno certezze. Ma al di là di questo bisogna continuare a sperare che quanto prima questa agricoltura si risvegli e che, come tutte le cose, una volta che hanno toccato il fondo, e penso che con l'agricoltura abbiamo toccato il fondo, ci sia un momento di ripresa e che questa ripresa sia accompagnata da iniziative come questa che le dottoresse gentilmente questa sera ci proporranno e proporranno a voi. Non mi resta altro da fare, questo era semplicemente qualcosa di dovuto, penso che sono parole scontate che sentiamo tutti i giorni e che sentiamo dentro tutti noi che all'agricoltura ci teniamo. Per cui vi auguro una buona serata, auguro a chi di voi avrà il coraggio di tendere la mano alle dottoresse che stasera ci offriamo questa opportunità per tentare quella che sicuramente è un'opportunità che va ad integrare l'attività di vita. Ringrazio e buona serata. Allora io passo la parola alla coordinatrice, alla dottoressa Antonella La Torre, poi ci accomandiamo nel pubblico. Buonasera a tutti. Dunque, io sono qui stasera come referente insieme ad altri colleghi dell'associazione Sportello Impresa, un'associazione fortemente voluta dalla sottoscritta e da altri professionisti del settore, alcuni dei quali sono qui con noi questa sera, ce n'è uno anche nel pubblico. Dunque, poche parole per presentare Sportello Impresa. Siamo un gruppo di giovani professionisti che operano in maniera qualificata nel campo del fundraising, ossia della ricerca dei fondi e della progettazione per le imprese, gli enti locali e anche delle organizzazioni no profit. Lo spirito che ci guida è la passione per la crescita delle imprese e delle persone che vi operano, in particolare poi nel territorio locale. Crediamo fortemente che le potenzialità del nostro territorio sono tante e che lo si possa fare crescere. Ciò che ci vuole ovviamente sono la spinta motivazionale, che nasce dalla missione propria di ciascuno, su quello non ci possiamo fare molto, e la razionalità degli strumenti di governo e di azione. Il nostro progetto prevede la creazione di un vero e proprio sportello, che si occupi della promozione di nuova imprenditorialità e sostegno all'occupazione, attraverso un'azione di orientamento e di diffusione della cultura di impresa, nonché l'affiancamento dell'imprenditore nelle azioni di sviluppo. Il nostro lavoro quotidiano ci porta a vedere in concreto ciò che riescono a mettere in atto i giovani e le imprese, ma ahimè sempre di altri paesi, stranamente ma di Magnano. Ma i giovani di Magnano perché devono sempre perdersi tante opportunità, tanti treni che a volte passano una volta, che bisogna prendere al volo, approfittarne per realizzare un progetto che magari cioè, si ha in mente da tanto tempo? E questo finché poi non si debba sempre sentir dire ma se l'avessi saputo prima, quante cose si potevano fare? Cioè, oggi come oggi, nella difficile situazione economica, il tema della creazione di imprese e di lato impiego nei processi di job creation è degno di particolare attenzione sia a livello nazionale che comunitario. La crisi attuale modifica profondamente e ridimensiona il nostro sistema produttivo, rendendo indispensabile uno spostamento dalle sole politiche attive, passive, alle politiche attive del lavoro, tese appunto all'imprenditorialità. Quindi la ricerca attiva del lavoro, l'aggiornamento, la formazione permanente, la salvaguardia dell'occupabilità sono i componenti essenziali per un sistema efficace di inserimento, qualificazione, riqualificazione e reimpiego. L'ambito di intervento del nostro progetto prevede una serie di iniziative finalizzate a promuovere e sostenere l'autoimpiego, la creazione di start-up e nuove imprese, attraverso un'offerta integrata di servizi di informazione, orientamento, formazione, assistenza tecnica ed accompagnamento all'imprenditorialità e anche accompagnamento delle imprese nelle attività di progettazione.
Ecco, la progettazione. L'attività di progettazione è una funzione fondamentale nella vita organizzativa delle imprese. Non sempre però essa viene approcciata in maniera razionale. Anzi, rischia molto spesso di rappresentare un momento o di forte idealizzazione o più spesso un'occasione di sviluppo che rimane però isolata, generando in alcuni casi addirittura un effetto boomerang per la stessa impresa. Cioè, progettare non significa quindi solo agganciare un finanziamento. L'opportunità di intercettare risorse deve essere coniugata con la competenza progettuale. Per fare un esempio, troppo spesso si tralasciano elementi importantissimi, quali un serio studio di fattibilità preliminare, o cosa ancora più importante, una riflessione sulla sostenibilità dell'idea progettuale. Appunto, quest'ultimo che rimanda poi alla responsabilità dell'imprenditore. Cioè, nel concreto, è opportuno avviare progetti che abbiano impatto solo a breve termine, oppure è necessario domandarsi come si pensa di dare continuità e sostenibilità a ciò che si è ottenuto e realizzato al termine delle azioni progettuali. Quindi queste sono solo alcune delle riflessioni che abbiamo maturato nel tempo e che ci permettono di offrire un servizio di accompagnamento alla progettazione, finalizzato anche all'intercettazione di occasioni di finanziamento, perché no, ma principalmente orientato alla crescita delle imprese e quindi del territorio. Le parole chiave che guidano il nostro approccio nell'affiancamento delle persone e delle imprese nel percorso della progettazione sono innanzitutto l'individuazione del bisogno delle persone e delle imprese. Da qui nasce l'idea che bisogna strutturare per ottenere, per vedere degli obiettivi, quindi capire come si vogliono raggiungere quegli obiettivi, formulare una strategia vera e propria, contestualizzarla e valutare quelli che sono poi gli strumenti a disposizione per raggiungere quegli obiettivi. Quindi a questo proposito abbiamo intenzione di organizzare una serie di incontri pubblici ogni qualvolta si presenteranno delle occasioni, delle opportunità che potrebbero essere sfruttate dai nostri concittadini. Ed è appunto in quest'ambito che si colloca l'incontro di questa sera che abbiamo organizzato con il sindaco, i suoi assessori e consiglieri. Quello di questa sera è un incontro tematico sui finanziamenti e le opportunità che oggi si presentano per l'imprenditore agricolo. Anche se vorrei sottolineare il fatto che oggi ormai il concetto di imprenditore agricolo deve essere visto in una concezione ben più ampia rispetto al passato, perché l'imprenditore agricolo oggi ha la possibilità di diversificare la propria attività, mettendo in atto appunto quel processo di creazione del lavoro di cui parlavo prima. E qui mi rivolgo soprattutto ai giovani, perché non dovete vedere il lavoro in agricoltura come un ripiego, anzi, fare l'imprenditore agricolo oggi potrebbe essere un privilegio. Tutto dipende dagli obiettivi, dalle motivazioni di ognuno. Certo, ovviamente, sempre che, come in ogni settore, cioè l'attività venga svolta con diligenza e coerenza. A questo punto facciamo un breve excursus su quelle che sono le opportunità di finanziamento attualmente in vigore per il settore agricolo. Quindi partiamo dall'alto per venire a quelle che sono le risorse a nostra disposizione. Come tutti ormai sappiamo, la comunità europea mette miliardi di euro per l'agricoltura attraverso un fondo, il FESR, ed è a questo fondo che finanzia i piani di sviluppo rurale, cosiddetti PSR. PSR di per sé è uno strumento di attuazione di una politica comunitaria che mira appunto ad incrementare la competitività del sistema produttivo agricolo. Esso è articolato in quattro assi di intervento, per ognuno dei quali sono indicati gli obiettivi a cui poi fanno riferimento pacchetti di misure specificate nel dettaglio. Quindi vediamo molto velocemente gli assi di intervento. Quindi abbiamo l'asse 1, che riguarda il miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale, l'asse 2, miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale. L'asse 3 è quello che ci interessa questa sera, la qualità della vita nelle zone rurali e la diversificazione dell'economia rurale, poi l'asse 4 è il leader. All'interno di ogni asse poi vengono individuate delle misure, in base alle misure si arriva infine a formulare bandi veri e propri a cui possono accedere gli imprenditori. Quindi quello che ci interessa attualmente, quali sono le misure su cui sono stanziati dei fondi? Sono quelle che verranno effettivamente finanziate, sono quelle afferenti all'asse 3, ossia abbiamo la misura 311, la diversificazione di attività non agricole, e qua ci sono i bandi già attivi. A beneficiarne saranno ovviamente gli imprenditori. Vediamo cosa finanzia: l'agriturismo, la trasformazione di produzioni aziendali, l'artigianato tipico, le produzioni di energia da fonti rinnovabili, i servizi didattici e i servizi sociali. Ma oltre a questa misura, cioè, di prossima uscita, prossimamente usciranno anche dei bandi per l'avvio di microimprese, non tanto nel settore agricolo, ma comunque per attività che hanno a che fare con lo sviluppo del territorio rurale, perché sono sempre nell'ambito del PSR.
La misura 312, appunto, sosterrà l'attenzione alla microimpresa e lo sviluppo competitivo di quelle esistenti nei settori dell'artigianato tipico rurale, come ad esempio il recupero di vecchi mestieri, il commercio, i servizi per la prima infanzia e gli anziani, le biblioteche, i piccoli centri ricreativi, i centri adibiti alla presentazione di produzioni cinematografiche o spettacoli, attività di intrattenimento e sport. Quindi si può fare tanto se si vuole. La misura 323 tutela la riqualificazione del patrimonio rurale. Questa è un'azione che si propone di sostenere interventi di restauro e di valorizzazione del patrimonio culturale regionale, anche di immobili comunque appartenenti a privati, non solo ad enti pubblici. E quindi, insomma, il patrimonio è rappresentato poi dai borghi rurali al fine di garantire la sua conservazione e di favorire una soccrizione pubblica. Infine poi ci sarà anche una misura residuale di formazione e informazione che finanzierà appunto la formazione degli imprenditori agricoli e l'informazione attraverso mezzi di informazione su quelle che sono poi le nuove tecniche, eccetera. A questo punto, avendo chiarito un po' quello che è il quadro generale in cui ci muoviamo, passerei la parola alla dottoressa Silvia Coppola, esperta di fondi pubblici e finanziamenti agevolati, che ci illustrerà più in dettaglio cosa concretamente si può fare con questi fondi attualmente in vigore. Illustrerò in particolare la misura 311, la zona 1 e 4, che è i bandi che ormai sono stati pubblicati dal GAL Capo di Leuca fino al GAL Terre del Tavoliere. Quindi questa è una misura che promuove e incentiva il ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, che non è solo una produttrice di derrate agricole, ma è anche una protagonista di attività non agricole, spaziano dai servizi turistici di natura didattica, sociale e ambientale. Dunque, nella misura 311, in particolare l'azione 1, quella indirizzata all'ospitalità turistica, agriturismo, e appunto l'obiettivo è quello di favorire, di creare nuove fonti di reddito e occupazione della famiglia agricola. Quindi l'ospitalità agrituristica sostiene un'azione che sostiene investimenti funzionali, funzionali alla fornitura di ospitalità in contesto aziendale, secondo ovviamente le disposizioni vigenti. Dunque, l'azione obiettivi e finalità, sì, abbiamo gli obiettivi e le finalità, che sono i soggetti beneficiari. I soggetti beneficiari sono ovviamente l'azienda agricola, sia in forma semplice che associata. Ovviamente i giovani agricoltori che hanno già presentato nell'ambito un pacchetto giovani domanda di aiuto non possono partecipare al presente bando. Quindi vediamo un po' quali sono anche le spese ammissibili. Ovviamente sono ammissibili, per quanto riguarda l'azione 1, l'ammodernamento con interventi di adeguamento e ristrutturazione di locali preesistenti, compresi anche i modesti ampliamenti. Dunque, riguardo all'azione 1, sono anche ammissibili spese riguardanti l'acquisto di attrezzature e altri beni necessari per la fornitura dell'ospitalità turistica. Invece, per quanto riguarda l'azione 4, quella che magari guarderemo dopo, riguarda la commercializzazione di prodotti agricoli, l'azione 4, le spese ammissibili sono sempre queste: acquisto di attrezzatura per la realizzazione e commercializzazione di prodotti artigianali, acquisto di arredi, attrezzatura informatica. Dunque, invece, non sono spese ammissibili
gli investimenti di mera sostituzione e l'acquisto di beni e materiale usato. Gli interventi realizzati, anche beni acquistati in una data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto. Dunque, vediamo l'intensità dell'aiuto. Per entrambe le azioni, sia per l'azione 1 che per l'azione 4, il sostegno viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammessa ai benefici. Dunque, l'importo massimo per quanto riguarda l'azione 1 è nella misura di 400.000 euro, invece per quanto riguarda la misura 4 è 90.000. Dunque, riguardo alla commercializzazione dei prodotti artigianali, per individuare i prodotti artigianali in che ambito indirizzarsi, ovviamente c'è il rinvio, cioè bisognerà analizzare il trattato 1 che sarà in allegato al bando. Per quanto riguarda le spese ammissibili e non ammissibili, come abbiamo già detto, e come l'azione 1, ciò non toglie che l'imprenditore agricolo può partecipare anche a tutte e due le azioni della stessa misura, sia da 1 che da 2. Ovviamente potrà fare un'unica domanda in cui specifica le due possibilità, sia per la 1 che per la 4. Vediamo un po' le modalità per inviare la domanda. Abbiamo certamente una scadenza da rispettare, questa scadenza è il 30 giugno, è un termine perentorio e in quest'arco di tempo dunque ci sarà la costituzione del fascicolo da avviare e poi presentare al GAL. Dunque, per quanto riguarda la costituzione del fascicolo aziendale, avviene attraverso il portale del SIAN per il tramite di centri di assistenza agricola autorizzati dall'AGEA. Dunque, la richiesta di accesso al portale SIAN viene redatta sempre secondo il modello che è disponibile sul portale regionale www.pma.regionepuglia.it, insomma, è da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica che, come leggete, è n.cava@regionepuglia.it. Dunque, una volta effettuata questa richiesta di accesso al portale regionale, redatta sempre sul modello che è disponibile sul sito della regione, da inoltrare anche all'indirizzo di posta elettronica, come vedete bisogna seguire un iter per l'invio della compilazione e documentazione con email. Alla fine, alla compilazione viene l'elaborato tecnico informativo disponibile sul portale regionale all'indirizzo sempre internet PMA, Regione Puglia, eccetera, eccetera. Quindi il portale della Regione Puglia, tra l'altro, è operativo a partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del bando sul GUP. Il termine iniziale per il rilascio delle domande di aiuto è il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto sul bando del GUP. Quindi entro il 30 giugno, che è la prima scadenza per il rilascio, come abbiamo già detto, della domanda nel portale SIAN, deve essere inviata anche la documentazione al GAL, copia cartacea della domanda di aiuto,
corredata di tutta la documentazione. In plico chiuso è indirizzata appunto all'indirizzo del GAL. In linea generale questi sono gli aspetti generali delle azioni 1 e 4. Ovviamente in particolare poi base anche ai casi e quello è al tipo di azione che l'impresa agricola vorrà fare, poi si andrà a vedere nello specifico, quindi si contatteranno anche i referenti del GAL che sicuramente con il loro staff tecnico saranno di grande aiuto per problematiche, per risolvere qualsiasi problema. Io passo la parola adesso al collega Vito, che potrà in linea di massima continuare sull'argomento dell'autoimprenditorialità. Prego. Saluto il sindaco che rappresenta il comune di Magnano, che si è prodigato per ospitare questa serata, oltre a tutte le persone che mi hanno preceduto. Il mio intervento questa sera è finalizzato a dare un po', come dire, dei piccoli input su argomenti che riguardano senz'altro la finanza agevolata, ma più in generale opportunità che gli imprenditori agricoli hanno, ma che spesso non sanno di avere. Voi immaginate che l'Unione Europea negli ultimi 20-30 anni si è prodigata effettivamente per, attraverso tutta una serie di misure, abbiamo visto misure, azioni per favorire l'agricoltura, per un motivo molto semplice, perché nonostante diciamo, negli anni 60 tutta l'Unione Europea ha attraversato una fase di sviluppo passando da un'economia prettamente rurale ad un'economia industriale, a tutt'oggi circa metà della superficie dell'Unione Europea è adibita all'agricoltura. Parliamo ovviamente sia di coltivazioni sia di zootecnia. È evidente, chi di voi opera nel settore agricolo, chi di voi imprenditore agricolo, sa che l'agricoltura presenta rischi ulteriori rispetto a quelli comunemente affrontati dalle normali imprese. Uno su tutti di questi rischi è il rischio climatico. A meno che non ci siano coltivazioni in serra, sicuramente ci sono tutta una serie di modalità tecniche per oltrepassare questi rischi, però il rischio climatico, soprattutto per i piccoli imprenditori, è ancora molto, molto presente. Un'ulteriore considerazione da fare riguarda il fatto che l'agricoltura produce un impatto estremamente rilevante sull'ambiente. Vi cito così un paio di dati che non ho riportato sulle slide perché sarebbe stato noioso farlo, ma dalle ultime rilevazioni Istat nel corso dell'anno 2008 in agricoltura in Italia sono stati utilizzati 80 milioni di chilogrammi di pesticidi, di fungicidi scusate, 30 milioni di chilogrammi di insetticidi e acaricidi, 29 milioni di chilogrammi di prodotti fitosanitari, quindi anche l'industria chimica è molto presente, come sicuramente molti di voi sanno, nell'agricoltura. Perché ho fatto questa premessa? Perché, possiamo vedere questa slide, vediamo un paio di misure che voglio illustrare questa sera in maniera molto sintetica perché non voglio correre il rischio di diventare noioso. La prima di queste misure è una misura che troverete nel bollettino ufficiale della Regione Puglia numero 60 del 21 aprile 2011 e riguarda appunto il miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale. Si innesta ovviamente sempre nel piano di sviluppo rurale, vedete il PSR, relativo al piano 2007-2013. Possiamo andare avanti con le slides per vedere un po' perché, evidentemente, quali sono le azioni, quali sono gli obiettivi, no, che hanno spinto la Comunità Europea
a determinare politiche finalizzate al miglioramento del suolo. Beh, è evidente che le ho premessi, l'attività agricola impatta con l'ambiente e quindi l'Unione Europea ha adottato delle misure finalizzate appunto a preservare il suolo. Qual è questa misura? Appunto la misura 2.1.4, l'azione 2, che si chiama appunto miglioramento della qualità dei suoli. Questa misura ha come obiettivo di il mantenimento e la diffusione di pratiche agricole capaci di favorire, badate bene, il risparmio idrico e ridurre l'inquinamento derivante da attività agricola. Non elenco nuovamente i milioni di prodotti chimici che ogni anno vengono utilizzati per la coltivazione dei terreni, che appunto sarei ridondante, ma effettivamente questa considerazione ha spinto chi ci governa ad adottare misure agevolative di questo tipo. Un ulteriore obiettivo di questa misura è la promozione di sistemi agricoli e forestali finalizzati alla tutela della risorsa suolo, contrastando i fenomeni di erosione. Ora, in realtà, vi preciso subito che questo secondo obiettivo, questa azione sub B, è finalizzata più che altro, sicuramente è destinata a tutti i territori della regione Puglia, però il bando prevede che siano prioritariamente agevolati i territori della provincia di Zona e di alcuni territori del Barese, anche se perché sono maggiormente soggetti a rischi di erosione, anche se comunque non è esclusa nessun'altra area della Puglia. La slide successiva ci espone, come dire, evidenze chi sono i beneficiari appunto di queste misure agevolative. Vedete, sono imprenditori agricoli, quindi sia in forma di ditta individuale sia in forma societaria, che siano iscritti nella sezione apposita del registro delle imprese tenuto presso le Camere di Commercio alla data del 16 maggio 2011. Tenete presente che questo è un bando attivo, quindi è stato pubblicato meno di un mese fa, e ovviamente deve trattarsi di imprenditori agricoli che abbiano un legittimo titolo di possesso dell'azienda che conducono. Preciso che questa misura è finalizzata ad agevolare le attività di coltivazione, quindi non è rivolta alle attività zootecniche, quindi allevamento del bestiame è escluso da questa misura. Quali sono i vantaggi che chi dovesse aderire a questa misura potrebbe beneficiare? Non si sente? I vantaggi sono praticamente, si concretizzano in dei premi, che sono per le misure, abbiamo detto la A, quella relativa al mantenimento e alla diffusione di pratiche agricole capaci di risparmiare acqua, sono 139 euro l'anno per l'impiego di ammendanti agricoli organici. Ammendanti sono sostanzialmente dei prodotti organici finalizzati a preservare, a conservare le qualità organiche dei terreni agricoli. Per l'azione sud B, quella finalizzata a contrastare l'erosione del suolo, che è quella che poi di fatto interessa meno, abbiamo detto che la priorità è quella dei territori del Foggiano, sono 64 euro l'anno per ogni ettaro. La slide successiva ci dà un input su quelle che sono le altre informazioni relative a questo bando che sarebbe opportuno conoscere. Appunto, dicevamo, è agevolato l'intero territorio regionale con le riserve di cui abbiamo parlato prima, e che abbiamo detto chi partecipa a questo bando deve avere un legittimo titolo di possesso o di conduzione dell'azienda agricola. Molto importante, la scadenza, siamo abbondantemente nei termini, la scadenza è il 10 giugno 2011. Direi di finire con questo bando perché, ripeto, il mio obiettivo è quello di dare un input per quanto riguarda tutta una serie di agevolazioni di cui gli imprenditori agricoli possono godere, ma che tante volte non sanno, di cui non sanno l'esistenza. Una di queste è il subentro in agricoltura da parte dei giovani. Ho messo tra parentesi SMEA perché l'ente preposto a coordinare tutte queste agevolazioni è appunto l'ISMEA, l'ente che si occupa degli interventi nel mezzogiorno agricolo. Vediamo, la slide ci dice un po' qual è la scaletta che seguirò nelle prossime slide, ovvero a chi si rivolge, cosa finanzia, i requisiti e le agevolazioni concedibili. Per quanto riguarda appunto i destinatari di queste misure agevolative,
La legge 185 del 2000, che è una legge datata, sono passati oltre 10 anni, ma è tuttora attiva, si rivolge a giovani imprenditori, anche qui in forma sia singola sia associata, che intendano subentrare nella conduzione di un'impresa agricola. Qual è evidentemente l'obiettivo? Quello di favorire il ricambio generazionale della conduzione delle imprese agricole. Non pensiamo soltanto al ricambio generale da padre a figlio, ma da persone più mature, dotate di una certa esperienza, direi di una certa età, perché lo vedremo, a gente, a giovani. Prima l'assessore all'agricoltura, che ha fatto il primo intervento, effettivamente ha parlato di una difficoltà che noi tocchiamo con mano nel vedere giovani che si accingano ad intraprendere un'attività agricola. E questo bando è finalizzato proprio a rimuovere quegli ostacoli di ordine economico che possano evidentemente ostacolare l'accesso dei giovani all'agricoltura. Che cosa finanzia questa misura agevolativa? Finanzia progetti di sviluppo e consolidamento di iniziative nel settore dell'agricoltura. L'agricoltura quindi sia nel senso di produzione di prodotti agricoli, sia intesa nel senso anche di commercializzazione dei prodotti agricoli, che è evidente che se si produce e non si ha la forza di commercializzare, voi sapete che le grandi catene di distribuzione fanno la parte del leone in questo, no? Tutta la letteratura dell'economia agraria insegna che una parte di quello che il consumatore paga in termini quando va a acquistare un qualsiasi prodotto agricolo, soltanto la minima parte viene canalizzata verso l'imprenditore, la maggior parte è tutta del settore commerciale. Quindi cosa finanzia? Finanzia, abbiamo detto, progetti di sviluppo e consolidamento, intesi nel senso di progetti che perseguono gli obiettivi di riduzione dei costi di produzione, miglioramento e riconversione della produzione, miglioramento della qualità, perché è evidente che bisogna differenziarsi dalle altre imprese per cercare di emergere, anche sotto il profilo qualitativo, e tutela e miglioramento dell'ambiente naturale. Sappiamo bene dalla nostra esperienza che la tutela del territorio, la tutela dell'ambiente è uno dei temi più importanti all'attenzione della Comunità Europea. L'investimento massimo per ogni singolo agevolabile è pari a 1.032.000 euro. Per quanto riguarda i requisiti, i requisiti, diciamo appunto, abbiamo detto prima, non favorire il ricambio generazionale. È evidente che questo favore nei confronti del ricambio generazionale si concretizza, si traduce nei requisiti sia del cedente sia del subentrante. Infatti vediamo che il cedente deve avere, oltre ad avere ovviamente un legittimo possesso di conduzione, come dico, conduzione di un'impresa agricola da più di 2 anni, deve avere sicuramente un'età maggiore del subentrante. Cioè chi cede l'azienda deve essere più grande sotto il profilo anagrafico di chi l'acquista. L'azienda ovviamente deve essere ricadente nel territorio nazionale e questo è un requisito non da poco, deve essere sotto il profilo economico-finanziario un'azienda sana. Perché? Perché l'obiettivo della misura agevolativa non è quello di favorire, favorire la ripresa delle imprese, ma quella di favorire il consolidamento di imprese che hanno già una propria struttura economica e finanziaria abbastanza integrata, abbastanza sana, scusate. Per quanto riguarda i subentranti, sì, ricambio generazionale, quindi dai più vecchi o dai più anziani, dai più maturi, scusate, non voglio essere offensivo, ai più giovani. I giovani che età devono avere? Un'età compresa tra i 18 e i 39 anni, residenti nel territorio nazionale, e alla data di ammissione delle agevolazioni devono avere la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Perché questo? Perché è evidente che devono dimostrare di avere una particolare voglia di inserirsi realmente in quel settore. Siccome abbiamo detto che si può trattare di imprese sia agricole, sia in forma individuale sia associata, per queste ultime sono previsti 2 requisiti evidenti: la sede legale o operativa nel territorio nazionale e una compagine sociale, quindi soci che abbiano non più di 40 anni e in particolare un requisito soggettivo è previsto per il socio amministratore che deve avere
appunto, deve essere un imprenditore agricolo socio di quella società. Ovviamente anche egli non deve avere più di 40 anni. Per quanto riguarda le agevolazioni concedibili, vedete che viene sostanzialmente coperto un ammontare pari circa al 90% dell'investimento secondo queste modalità: 40% contributo al fondo perduto, 10, poi un mutuo agevolato della durata massima di 10 anni che andrà a coprire circa il 40% del 35-40% dell'agevolazione, poi un premio di primo insediamento per gli imprenditori, diciamo, che subentrano nell'azienda, di circa 25.000 euro e un contributo a fondo perduto su spese di assistenza tecnica per un ammontare massimo di 200.000 euro. Su queste che sono le agevolazioni concedibili vorrei fare una precisazione, perché, lasciamo la slide, il mutuo è subordinato alla dazione nei confronti dell'ente erogante di garanzie che possono concretizzarsi o in un privilegio, cioè sostanzialmente si tratta di un privilegio nella restituzione delle somme nei confronti di quel creditore che ce l'ha erogato, si tratterà di una banca evidentemente, o di un'ipoteca sia sul terreno oggetto agevolato ma anche su altri beni di cui ha disponibilità l'imprenditore, oppure può essere anche una fideiussione. E vi ho voluto dire questo perché, a proposito della fideiussione, ci sono dei prodotti dell'ISMEA che sostanzialmente funzionano in questo modo. L'ISMEA, l'istituto appunto che opera nel mezzogiorno agricolo, si rende disponibile a concedere nei confronti degli agricoltori che decideranno di intraprendere questo percorso di imprenditore agricolo, si rende disponibile a garantire, ponendosi come fideiussore, a garantire appunto la parte di cofinanziamento che l'imprenditore deve dare in garanzia nei confronti della banca. Questo breve excursus su tutte queste agevolazioni non ha la benché minima pretesa di essere esaustivo. Quello che ho voluto dare insieme ai miei colleghi è stato proprio questo, cioè la necessità di andare ad indagare se e quando ci sono una serie di misure agevolative di cui l'imprenditore agricolo, che spesso è un imprenditore che non ha un background di studi economici, non conosce, e quindi è evidente che però questo non deve essere un pretesto per rinunciare ad intraprendere un'attività che può essere foriera di notevoli soddisfazioni. Questo era, insomma, sperando di non essere stato noioso, questo è stato proprio l'oggetto del mio intervento, che evidentemente volge al termine, e vi ringrazio per l'attenzione che avete voluto dare sia a nome mio sia a nome delle colleghe. Grazie. Passo la parola a ed eventuali domande per quanto riguarda in particolare i bandi di gas, insomma, che sono un po' più di attualità. Ci sto provando. Allora, niente, con l'intervento del dottor Bergetelli concluderei questo incontro augurandomi di aver dato almeno qualche input, di aver generato in alcuni di voi quella spinta motivazionale necessaria per intraprendere qualsiasi progetto, anche se devo dire che l'affluenza della serata è emblematica. Ovviamente, comunque, anche in seguito. Comunque, come associazione ci rimettiamo, okay. Anche in seguito saremo a disposizione della cittadinanza in maniera assolutamente gratuita, ci tengo a precisare, per fornire qualsiasi informazione utile. E anch'io ringrazio il sindaco, l'assessore Pezzuto e il consigliere imperiale per averci dato questa possibilità stasera di incontrare tutti voi. Buonasera.